Promise. Are you happy? È sorto un piccolo problemino per la scolarizzazione di Promise, perché poi vedrete nel video, sono stata nella scuola dove lui andava già prima e è messa molto 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 male, nel senso che la classe è minuscola, ci sono tantissimi bambini tutti ammassati dentro, sopra i banchi, cioè è veramente claustrofobica, piccolissima, e non mi riesco proprio a capacitare di come possa essere una scuola privata. Nel senso che qua le scuole pubbliche più o meno costano 2000 scellini, che sono circa 20 euro per un anno. Però questa è una scuola privata e a me sembra messa peggio di una scuola pubblica. E qui me ne hanno chiesti quasi 200 di euro all'anno. E sinceramente, se devo prendermi in carico la scolarizzazione di questo bambino e aiutarlo, io non posso mandarlo in una scuola del genere, cioè piuttosto metto 20 euro in più anche di tasca mia, però cambio struttura. Quindi adesso ho parlato con la mamma, le ho chiesto se per favore può andare a cercare qualche altra scuola, e vediamo un po' se troviamo qualcosa di meglio. Se lei è d'accordo, ovviamente mandiamo Promise in una scuola più bella. Allora, ho appena parlato di nuovo con la mamma di Promise e ha trovato una scuola che fa il coso nostro, costa veramente poco di più di quell'altra, ma è vicino a uguale a casa, quindi Promise ci può andare da solo perché lei lavora sempre, quindi ha bisogno che il bambino vada da solo a scuola. E quindi niente, adesso andiamo a comprare gli uniformi per questa nuova scuola e poi finalmente lunedì inizia. Ce l'abbiamo fatta. Wow, Promise, che eleganza. Wow. Gio, stiamo andando a comprare uniform. Ciao. E si è vestito tutto elegante per l'occasione. Io mi ricordavo che questo posto fosse vicino. Stiamo camminando senza un domani. Fa un caldo e ancora non troviamo i negozi. Dov'è? Dov'è? Wow, Promise! Hehehe
Oh, wow.